Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E vi ricordo di lasciare like, iscrivervi e condividere questo video. Volevo già portare questo questo gioco, l'ho voluto portare oggi dato che Minecraft non ho capito perché ha deciso di non aprirsi. Comunque questo Spider-Man non è quello della Play 5 ma quello della Play 4, l'ultimo, che è uscito l'anno scorso verso Natale e sinceramente è bellissimo, volevo farvelo vedere anche a voi. Per ora sto andando nel mio salvataggio personale, poi eventualmente se volete tutta la storia che la giochi io stessa ve la farò, ve la porterò, quindi commentate e ditemi se volete questa serie. Mi raccomando, è molto importante che commentate i miei video per capire se un argomento vi piace, cioè se un gioco vi piace oppure no. Allora ragazzi, volevo dirvi una cosa, una piccola premessa. Di Fortnite ho messo una nuova pre-intro, diciamo, dove vi scrivo che se volete supportarmi, dato che non ho il codice creatore, perché porto anche altre tipologie di giochi per non annoiare, non ho il codice creatore, quindi se volete giocare con me e farmi i regali per supportarmi, il mio ID è Kitsune Gameplays. Questo lo dico per chi vuole supportarmi, magari invece di fare l'abbonamento, se volete a piacere potete farmi un qualsiasi regalo a vostra scelta. Allora entriamo nella partita, vi farò vedere diciamo come si fanno più o meno le missioni secondarie e ne andremo a fare alcune, perché raga purtroppo vi volevo portare Minecraft oggi ma non sono riuscita, non so perché da PlayStation ogni tanto Minecraft non si apre, non so se capita anche a voi questo problema. Poi quando esce l'aggiornamento o dopo 2-3 giorni ritorna. Allora, e non andiamo alla missione principale perché non voglio spoilerarvi nulla. Io sinceramente nel mio salvataggio normale ho quasi fatto tutto, ho quasi completato tutto e devo finire di completare tutta la mappa. Quindi lo completerò insieme a voi. Allora, prima di tutto, tutti quanti quelli che si chiedevano i vari tipi di costumi sono questi, ve li faccio vedere già spoiler. Allora, il primo costume che avremo... No, aspetta. Mi mandi sopra? Grazie. No. Allora, il primo costume che sbloccheremo gratuitamente è questo. Non vi spoilerò quando lo prenderemo e come lo prenderemo. Poi l'altro costume è questo, che si sblocca sempre gratuitamente. Questo invece ha un costo, infatti ancora non l'ho sbloccato. Questo è sempre gratuito, questo si sblocca. Tutti gli altri si sbloccano, sinceramente sono uno più bello dell'altro. Soprattutto quelli alternativi tipo questo, che l'ho subito preso perché mi piaceva molto. Questo sembra un ebete, ragazzi, cioè non sembra manco Spider-Man. Questo mi pare un po' strano. Questo è bello. Questo sembra il nemico di Spider-Man, che poi andremo a sconfiggere dopo. Sì, già ho fatto spoiler. Poi questo è fighissimo. È uno dei personaggi che piace a Brit. Sì, vabbè, perché è il teschio, fiamma, ci sta. Come nuovo sono andata a sbloccare questo, anche se questo sembra un ebete. Poi questo qui è un po' troppo metallico, un po' troppo strano, non sembra, pure questo sembra che ha pigliato delle malattie. Questo, cioè, non ne parliamo proprio, guarda. Questo diciamo che gli fa un po' di panza. Questo non è male, l'ho usato per un periodo, ma il più bello secondo me è questo che avremo quando non ha nessun potere, però ovviamente ce li potete aggiungere voi. È il costume di che ci regalerà come si chiama? Catwoman. Catwoman
che voi sapete che Catwoman e Spider-Man hanno avuto qualcosa insieme. Ah, poi ho sbloccato questo. Fighissimo, sembra un cartoon. A parte che sembra coso, il nemico, quello, il triceratopo. Poi ho sbloccato questo, che non avevo nemmeno visto. Questo, vabbè, uno come gli altri. Vabbè, dai, raga, non perdiamoci in chiacchiere. Vi faccio vedere un po' come funziona. Allora, queste sono le abilità principali che potete sbloccare per fare altri tipi di mosse, curarvi. Ok, quindi io per esempio ho uno disponibile. Non c'è uno da un costo. Questo, che lo sblocco. Poi c'è un elenco delle mosse per chi magari si scorda le mosse, tipo come me che ogni tanto mi scordo le mosse. Poi purtroppo, quando andrete a comprare, e questo ci sono rimasta malissimo perché pensavo che era tutto nel pacchetto quando compravi Spider-Man, noi abbiamo solo la storia principale. Purtroppo rapina questi altri. Io sinceramente l'ho già visto giocato. Però prima o poi mi comprerò e continuo appena finisco la storia principale. L'unica cosa è che ci sono rimasta malissimo perché pensavo che li davano tutti. Questi sono un po' tutti i personaggi che noi andremo a vedere. Quindi nemici, amici che scopriremo. Poi questi sono i traguardi, tipo, ne so, vola, fai pugni. Poi c'è la vostra collezione. Questi sono i gettoni che voi andrete a collezionare. Allora, i gettoni ricerca sono le ricerche dove voi potete anche teletrasportarvi una volta completate. Il gettone simbolo invece dovete scattare delle foto a dei monumenti dove Spider-Man è andato. Comunque io mi sono vista tutti i film di Spider-Man e mi piace tantissimo, è il mio supereroe preferito. Poi c'è gettoni base che si c'è basta che vai nelle lotte, comunque e gettoni crimine quando voi avete un crimine fast, cioè in maniera fast, random, voi salvate le persone in pericolo e vi danno questi gettoni. I gettoni sfida invece sono di quell'altro personaggio quando voi andate in un determinato punto e ti danno le sfide. E gli zaini invece sono dei contenuti in più dove ci sono le cose di Spider-Man. Vi faccio vedere. Negli zaini che io ho preso ci sono tutte le cose di Spider-Man, tutte le sue foto, suoi disegni, le cose della Oscorp, il suo telefono, no, calcolatrice grafica, la sua prima lente rotta, il suo prima tirapugni, la sua maglietta, un po' tutti gli oggettini che noi vediamo anche nel film, quindi la vecchia macchina fotografica, il suo primo gioco portatile. E veramente questa cosa è fighissima. Infatti mi piace tantissimo. Questo invece, per chi ha visto il film, questo tizio è un vero rompiscatole perché cerca in ogni modo, in ogni maniera, di mettere i bastoni fra le ruote a Spider-Man, dandolo come dire, del supereroe che invece di aiutare la città mette in subbuglio la città o cose del genere. Insomma, da odiare praticamente. Poi, mano a mano che andrete nella storia, ci sono degli audio, tipo per esempio ci sta quello dell'Electro, Scorpion, però non ve li faccio sentire per non spoilerarvi. Poi ci sono dei quotidiani che trovate in giro per la città. Io ne ho presi alcuni. E altri sono tutti collezionabili. Poi qui nella selezione missioni da missioni secondarie da svolgere e missione principale, il cuore del problema. Io sono arrivata. Ditemi se anche voi avete questo gioco, l'avete acquistato, costa 75 euro.
non è abbassato ancora di prezzo la GameStop, perché io di solito prendo lì i giochi, preferisco quelli a disco, quelli originali alla fine. Allora, questi ancora non li ho sbloccati, però ho sbloccato la granata in modo tale che tutti vengano risucchiati. La mina a scatto, che quando vabbè, li vedete nell'immagine piccolina come funzionano. E poi sono fighissimi i spider drone, che possono combinare macelli ai vostri nemici. Allora, poi questa è tutta la mappa. Allora, io andrei a fare qualche altra missione di queste qui, se non la secondaria. Però direi di fare qualcosa di più tranquillo nel frattempo. Comunque mi pare che tutti gli zaini non avevo presi. Vediamo un po'. Ah, dovevo raccogliere questi maledetti piccioni, ragazzi. Perché è una delle mie missioni secondarie. Se è solo quella. Ecco, devo andare pure a fotografare questi due punti. Se è solo quella del piccione, io andrei di fare quella. Così almeno la finisco una volta per sempre. Ok, selezioniamo il piccione. Vedete, basta tenere premuto e farete dei viaggi rapidi. Non sarà subito presente all'inizio del gioco, cioè all'inizio della storia, ma un po' più in là. Bellissimo Spider-Man che appusa e rimane lì sul treno senza farsi scoprire ed è bellissimo. Allora, ragazzi, secondo me la cosa bellissima è il paesaggio di New York, cioè raga, è bellissimo. Io adoro. L'unica cosa, raga, che si inceppa un pochino in mezzo a... Sì, mamma mia, però, raga. Io sono in un punto della storia dove ti rompono le scatole ogni 3 minuti. E sinceramente c'è una cosa fastidiosissima, quindi mi conviene di fare prima le secondarie di missioni e poi le primarie, perché sinceramente dopo un momento della storia ti cominciano a rompere le scatole. Sì, io sto piccione non riesco a prendere manco per il cacchio. Allora, ragazzi, ci provo, ma tanto ci riesco prima o poi. L'unica cosa è capire dove va questo maledetto piccione. Allora, piccione viaggiatore, venga da me. Olè, preso. Ok, dovrei aver fatto tutta la missione, giusto? Spider-Man, è Ecco. pazzesco! Hai riunito la famiglia al completo! Sai, questi animali sono fortunati ad averti. Faccio il possibile. Ma Sandra era più brava di me. Erano suoi, dopo tutto. Ora lei non c'è più, quindi sono tuoi. È come se una parte di lei vivesse ancora, capisci? Sì, ti capisco. Sei un bravo uomo, Howard. Passa a trovarci quando vuoi, in qualsiasi momento. Clarence sente la tua mancanza. E grazie ancora, Spider-Man. Ok, quindi abbiamo finito la missione secondaria. È molto triste questa storia, raga, perché questo poverello è rimasto senza la moglie e solo con dei piccioni che erano suoi amici, diciamo. Molto triste come storia, devo essere sincera, mi ha commosso particolarmente. Io direi però di andare poi a fotografare le altre cose e fare un altro po' di missioni. Per ora, per questo video, vi spiego un po' come funzionano le cose. Poi, se volete, ripeto, lasciate un commento se volete che vi porto tutta la storia al completo. Sarei veramente contenta se alcuni di voi piace Spider-Man e posso portarlo, perché so che comunque a voi piace. Ovviamente se piace anche a me io lo porto, cioè non è che non lo porto perché molti di voi preferiscono un'altra cosa. Però mi fa piacere accontentare i miei iscritti, diciamo così. Allora, mi stanno un attimo cecchinando rompendo le scatole, però dovrei riuscire nel mio intento. Avviso a tutte le unità, segnalato un rapimento. Allora no, La località è non abbiamo Seaport, capito basso. niente, non avete capito niente. Non avete capito niente. Allora,
Me la fai? Ok. Ok. Dov'è la strada che devo andare? Dall'altra lato. No, raga. L'unica cosa, non mi consiglio mai di entrare con l'acqua di Spider-Man. Si buga in una maniera incredibile. Quando ho dovuto fare la missione secondaria di purificare le acque, raga, cioè è stata una delle più tragiche, perché appunto dovevo sì. Appunto dovevo A tutte le unità, segnalate i colpi di arma da fuoco. Ok, ho visitato il vostro sito e non dice da nessuna parte: peggioriamo le situazioni critiche. Non mi ricordo più come andare. Beh, facciamo un po' di baldoria. Ci stanno loro, tanto. Oh, mi avete rotto le scatole. No, mi fate un sacco. Non volevo ucciderli, poverini. Anche se mi hanno messo i bastoni fra le ruote. Quindi... Grandioso! La fotografia è ancora la mia passione. Un po' c'è la sua voluta. Oh, chi è che mi sta spro? Spider-Cop. Dammi. Qui comando Sebo, in attesa di aggiornamenti dall'Over Chinatown. Passo. Allora, vediamo un po' che altro si può fare nel frattempo. Potrei fare una missione di quelle, ma mi scoccio altamente. Vediamo. Ci sta una missione secondaria. Assedio al castello. Ok, proviamo a fare questa, ragazzi. Vediamo un po' come me la cavo. Da un po' che non gioco, ragazzi. Devo finire la storia, ma dato che Fortnite ha deciso di fare il nuovo pass, sto cercando di finirlo. Comunque, raga, cioè, secondo me è una mia teoria, ragazzi, quindi non mi dite che poi ho detto una cavolata, ma molto, molto, molto probabilmente faranno Mida femmina e io la sto aspettando. Quindi se volete, se uscirà, vi... secondo me è meglio che vi prendete questo pass. Anche se, diciamo, non è uno dei migliori. Ehi, però... Spider-Man, dovresti venire a vedere. Sì, fammi vedere. Assedio, ok. È un po' tardi per fare birdwatching. Stavo ammirando i rapaci notturni nel parco quando ho notato un gruppo di uomini armati vicino a Belvedere Castle. Grazie della dritta, signorina... Stephanie, avvisami se posso esserti utile. Da qui godo di una visuale privilegiata. Grazie dell'aiuto, Stephanie. Che ci fanno degli uomini armati a Belvedere Castle? Ecco, vediamo. Dubito si tratti di turisti. Ok, vediamo. Devo rientrare lì. Andiamo a vedere che cosa è successo, perché ci sono delle persone lì. Ma non è tanto grande, però. Sgherri di Fisk. Pessima notizia. Ho sentito bene. È qui. Prendiamolo. Vabbè, tanto gli spagnozzi di Frisco sono un po' una cagata. Sono, fanno molto cagare come... cioè, vi sembrerà difficile, ma raga, vi giuro che sono quelli più semplici al mondo. Lo giuro. Questo era l'ultimo. Ora scopriamo cosa avevano in mente. Ok, vediamo. Non ho il quadro completo della situazione. Vediamo se troverò delle informazioni in questa chiavetta. Perfetto. Dai, Stephanie, un uccello ha rubato piccione. Una chiavetta contenente delle prove. Un piccione, credo. Capita spesso. È la stagione degli amori, non mi stupisce. Credo ci sia un nido sugli alberi a sud-est del castello. Grazie, vado a vedere. Dai, maledetti piccioni, lo sapevo che ci trovate sempre. La compagnia, grandioso. Restituite la chiavetta, dannati sorci volanti. Prova a offrire loro un premio. I piccioni sono venuti estremamente intelligenti. Estremamente intelligenti, eh? Ehi, piccioni! Scusate per quella faccenda dei sorci volanti. Che è successo? Che è successo, raga? Perché mi ha dato missione fallita, raga?
Stephanie, un uccello ha rubato una chiavetta contenente delle prove. Un piccione, credo. Capita spesso. È la stagione degli amori, non mi stupisce. Credo ci sia un nido sugli alberi a sud-est del castello. Grazie, vado a vedere. A compagnia, grandioso. Restituite la chiavetta, dannati sorci volanti! Provo a offrire loro un premio. I piccioni sono penuti a essere intelligenti. Estremamente intelligenti, eh? Ehi, piccioni! Scusate per quella faccenda dei sorci volanti. Troviamo un accordo, ok? Se Fisk vi paga in mangime, posso offrirvene il doppio. Fresco. Ma non è quello con la chiavetta. Devo riuscire a prendere. No, perché non me l'avevo... Oh, l'avevo preso, raga. Acqua. No, non era questo. Ma va a finire, che è l'ultimo, dato che così... Sono così sfigato che era l'ultimo, guarda. Non li vedo più. Eccoli. Trovato! Ho la chiavetta! Torniamo al portatile e vediamo di capirci qualcosa. Ok. A quanto pare era molto semplice questa sfida. Penso, spero. Sì, però... non mi vola a destra, manca però. A quanto pare stavano caricando un virus nella rete wifi di Central Park. Potenzialmente potrebbero rubare tonnellate di dati personali. Ora che ci penso, è la stessa rete che uso io. Aspetta, il trasferimento è ancora in corso. Oh no. C'è più di un punto d'accesso. Stephanie, devi essere la mia sentinella. Vedi niente di insolito nel parco? Vedo una coppia di gufi e... dei tizi sospetti vicino a una centralina. Grazie. Avvisami se noti qualcos'altro. Devo arrivare alla centralina prima che finisca la plota. Senza portatile non possono completare il caricamento. Devo finire questa prima che... Sono in vena di massacri. Dove accederò il centralino? Grazie per la segnalazione. Vado. Altre due. Ma Central Park ha veramente bisogno di una copertura wifi così capillare? Pensavo che la gente venisse qui per staccare la spina. Possiamo entrare. Ormai il cellulare sta... Devo tenerli lontani dalla centralina. Sei già morto. L'attacco speciale, grazie. Manca solo una e ho il timer, quindi era molto easy questa missione. Sì, solo se si spara e mi esaltasse un po' di più ci arriverei prima. Ok, facci una dormita. Questo stava a vedere il computer, mai vedere un computer. Ok. Sì, prendiamolo da solo lui. Beh. Fatto. Manhattan può dormire sonni tranquilli. Nessuno metterà le mani su password o video di gattini. Spider-Man? Video di gattini. Credo mi abbiano vista. Oh no, sei in pericolo. Temo di sì. Ci sono degli uomini armati. Blocca l'accesso al tetto e resisti. Sto arrivando. Devo raggiungere Stephanie prima degli sgherri di Fisk. Sta rischiando la vita per colpa mia.
cazzo. Hanno quasi sfondato la porta. Sappiamo che stai aiutando il ragno. Apri. Nasconditi, ci sono quasi. Ragazzi, abbiamo messo nei guai. No, povera fanciulla. Dobbiamo andarla a salvare. Dividetevi e trovate la ragazza con il binocolo. Sono troppo vecchio per questo. Ore. Johnny, Spider-Man, eliminatelo, poi gettate di sotto la ragazza. Mamma mia, come siete crudeli. No, no, via giuste armi. Possiamo ancora farcela. Via le armi, ha detto. Ora il colpo di grazia. Ma che cosa, il colpo di grazia? Aia. Insegno io a portare rispetto. Ecco qua. L'abilità del mio costume, stavo dicendo, è questa. Quello di rimbambire le persone. Era l'ultimo. Devo raggiungere Stefani. Ok, raggiungiamo Stefani. Grazie, Spider-Man. Troppe emozioni per un'ornitologa dilettante come la sottoscritta. Ehi, grazie a te. La tua vista da falco ha impedito a un boss della mala di ottenere i dati sensibili di mezza città. Niente male, eh? In più ho scorto un nido di picchi muratori dal petto fulvo mentre prendevi a calci in faccia quel tipo. Sono splendidi. Vuoi vederli? Grazie, ma ho altri uccelli di bosco a cui pensare. Ok, ragazzi. È stato divertente, dai. Allora, vediamo se c'è qualche altra missione secondaria. Eccola qua. Dopodiché mi pare che sono finite. No, ce ne sono altre due. Vabbè, facciamo tutte e due a sto punto. Se non sono troppo lunghe, così non vi annoio. Ditemi se volete che finisca le due missioni secondarie, o volete prima vedere la storia, o prima quello. Ditemi voi a vostro gradimento, ragazzi. Allora, andiamo un po'. Ragno. Qualcosa non va? Oh, no, no. Volevo solo ringraziarti per aver salvato mia figlia da quei criminali. Quando è successo? Proprio ora. Immagino che tu sia troppo impegnato per ricordare tutti. Vicino al teatro tra la 126 e la Powell. L'ho appena sentita. Giusto. Scusa. È stato un piacere. Sono felice per tua figlia. Ok, ero da tutt'altra parte. Meglio fare un salto lì per capire che succede. Infatti... eravamo da un'altra parte. Vediamo un po' se è tutto a posto. Da buon ragno dobbiamo andare a vedere. Ecco il teatro e la scena del crimine. Purtroppo mi sono perso la scena. Grazie per averla salvata, Spider-Man. Sì, però... ancora vivo. Chiunque sia stato non usa metodi letali. È già positivo. Strano sta cosa, no? Vabbè. Sei già tornato. Pensavo avessi raggiunto l'incendio. Giusto, vado subito. Mi ripeteresti la direzione? Prima sei andato da quella parte, a sud. Grazie, mi ero perso un attimo. Qualcuno si finge me. Potrebbe essere di nuovo Chameleon. Devo mettermi sulle sue tracce. Strano che qualcuno si finge Spider-Man. È strano che si finge Spider-Man se è l'unico con la ragnatela. In effetti qui si sente odore di incendio. No, i resti dell'incendio. È stato spento in fretta. Sei tornato! Non ti ringrazierò mai abbastanza per aver salvato la mia amica. Pensavo sarebbe morta! Piacere mio. Ascolta, voglio assicurarmi che tutti stiano bene, ma il fumo deve avermi dato alla testa. Ricordi dove ero andato dopo? Scusa, stavo soccorrendo la mia amica. Penso tu sia tornato lì. Grazie. Fagli auguri alla tua amica.
Chiunque sia il finto Spider-Man, sta aiutando la gente. Ha usato l'uscita antincendio. Non può copiare la mia ragnatela. Forse il mio doppio ha dimenticato qualcosa. Sono tutti al sicuro ora. Ottimo lavoro, Spider-Man. Bel gesto atletico con quell'estintore. Un estintore, eh? Chissà dove l'ha lasciato. Oh, eccolo qua. Ha usato un estintore. Che genere di inibitore conterrà? Allora, vediamo un po'. Questo potrebbe servire qui. Questo no. Questo no. Però mi serviva anche l'altro. Qual era? Ok, ne serve solo uno qui. No, sbagliato. Non è nemmeno questo. Forse sarà questo. Ok, questo qui. Ok. Poi serve uno così e uno così. Poi serve questo e questo. Ok, ce l'ho fatta, raga. Sostanza identificata. Solfato. ABC. Comune e semplice da rintracciare. Era cosparso di una sostanza ignifuga. Se regolo i miei sensori sulla sua impronta chimica, mi porteranno dritti a Spider-Man 2.0. Va in giro a piedi, non ha ragnatele né poteri. Sta rischiando la vita. Che potrebbe... Oh, mi sono a mettere tutto a Spider-Man. E qui è su fermo? Sto facendo un po' tutto il giro. Il tizio sembra malconcio. Forse sa qualcosa. Andiamo, smettila. Ti ho detto quello che sapevo. Lo scambio avverrà sul tetto, lo giuro. D'accordo, ma sta lontano dai guai. Spero non sia tardi. Il mio doppelganger è in gamba. Non ha preso la droga. Sembra che le sue intenzioni siano nobili. Anche la polizia farà ordine. Il finto Spidey deve essere sceso dall'altra uscita antincendio. Fuori combattimento, ma vivi. Eccolo. La gente lo ama. Cioè, mi ama. Ah, che situazione. Sono con voi, cittadini. Con permesso, sento chiamare aiuto. Ok, no, io non parlo così. Nessuno parla così. Lasciatelo. Sì, giusto. Il signor Fisk ci darà ancora più soldi se gli portiamo la sua testa. Oh, ehi, ragazzi! Non sono il vero Spider-Man! Beh, adesso lo sei. È ora di pareggiare i conti. No. No, raga. Ho sempre saputo che erano più di uno. Uccidiamoli entrambi. Ci penso io, scappa! Non c'è a combattere con il vero Spider-Man? Scordatelo! Combatti bene! Sono cintura nera! Mi insegno al dojo di gara! Volevo solo rendermi utile! Alimentare la tua leggenda! Sì, ma se ti vesti come me, attiri i miei nemici! E io ne ho a pacchi di nemici! Occhio, arrivano! Mi occupo di quelli armati, tu pensa al resto! Oh, dove sono? Non ci sono, ragazzi. Ah, ecco. Ma va quel paese, va. Chi vuoi far male? Sono manco un moscerino. Va a posto. Ancora, basta. Sono più forte di te. Cosa rischieri a fare contro di me? Dove sta l'altro? Ah, ecco.
Ecco qua. Muori, muori, vai. Se vuoi essere d'aiuto, c'è un rifugio Fist qui vicino. E un corso gratuito di autodifesa farebbe il pienone. Ottima idea. Riuscire a intuire gli aspetti negativi dell'essere un eroe. Ok. Oh, finalmente è morto questo. Ancora un altro. Vabbè, oggi vogliono fare festa. Dai, ma pure col bazooka. Ma che siete, dei fornite kid, raga? Sono dei fornite kid, raga. Vogliono cercare di uccidermi. Nasconditi, ci penso io. Non me lo faccio ripetere. Ah, ciao. Sei nascosto qui. Ora non ci sei più. Allora, mi sta alto. Ti tocco, lancia il razzo, vieni qua. Oh. Oi. Caspita, è stata dura. Oh, come fai? Un livido alla volta. Senti, le tue intenzioni sono ammirevoli, ma se continui così finirai per farti ammazzare. Sì, ora l'ho capito. Tranquillo, appenderò il costume al chiodo. Basta Spider-Man. Ottima scelta. E poi non serve un costume per fare la differenza. Ehi, bella frase. Questa me la segno. Ok ragazzi, abbiamo completato l'ultima missione. E ok, livello punti abilità. Ok ragazzi, e per questo video è tutto. Fatemi sapere se volete continuare le ultime due missioni secondarie oppure volete vedere la storia. Fatemi sapere. Ciao ragazzi.